Una volta mia sorella mi ha chiesto se credevo nelle coincidenze. Io mi sono domandato se le coincidenze possono essere considerate qualcosa in cui si può o non si può credere. Poi le ho detto semplicemente di no. Quel mattino la sveglia non era suonata. La corrente doveva essere saltata quando l'inquilino del quarto piano aveva attaccato la coperta elettrica alla presa. Quel giorno dunque tutto era cominciato in ritardo. Diletta avrebbe voluto pormi una semplice domanda. Avrebbe soltanto voluto sapere se i cornetti li avrei presi io. Non ricevendo risposta, aveva indossato il cappotto ed era uscita per raggiungere il forno. In strada si era accorta di non avere contanti spiccioli nel portafoglio. Diletta aveva scelto dunque di raggiungere il bancomat. Quando si era allontanata dietro di lei, un uomo di una cosa si era accorto. L'uomo aveva raccolto l'orecchino, aveva inseguito Diletta, le aveva toccato una spalla e lei si era voltata. Quel mattino però era in ritardo anche Martina. Ma questo è quel che le succedeva ogni mattina, così come ogni mattina dimenticava il caffè sul fuoco acceso. Ciò che di diverso stava per accadere, però, è che Martina, una volta uscita di casa e una volta salita in macchina, aveva dovuto fermare l'auto in mezzo alla strada per lasciar passare Diletta, a cui avevano appena restituito un orecchino. E mentre Diletta continuava a camminare verso il forno, c'era chi per impazienza non riusciva a chiudere l'ultima scatola di un trasloco che avrebbe preferito non fare. E si allontanava da una casa che non avrebbe mai voluto lasciare. Martina aveva quindi fermato la sua corsa una seconda volta. E questo accadeva esattamente mentre Diletta stava scattando una fotografia ai cornetti appena comprati. Superati i microscopici ritardi, finalmente Martina aveva potuto parcheggiare. Ma nell'auto aveva come sempre dimenticato una cartelletta, che quando se ne fosse accorta sarebbe dovuta tornare a prendere. Ed era stato lì, in quel momento, che la fotografia dei cornetti mi aveva raggiunto. Se solo una cosa fosse andata diversamente. Se Diletta non avesse scattato una fotografia al sacchetto delle brioche, se il nastro non si fosse spezzato, o se quell'uomo non avesse dovuto lasciare la propria casa, se l'orecchino si fosse infilato sotto alla scarpa invece che accanto, o se semplicemente Diletta non l'avesse indossato. Se Martina non fosse stata in ritardo, se anche soltanto una di queste cose non fosse successa, Martina avrebbe parcheggiato e avrebbe dimenticato la cartelletta, sì. Ma una volta recuperata, non ci saremmo mai scontrati, perché non avrei avuto nessun messaggio da leggere mentre Martina attraversava la strada davanti a me. Vorrei ora poter tornare indietro e rispondere che sì, adesso credo alle coincidenze. Ma la verità è che bastava che io non leggessi quello stupido messaggio mentre stavo guidando. Martina non si sarebbe mai fatta male.